Bella ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, sono Xeon e benvenuti in questo nuovissimo ed esclusivo video. Oggi la Rockstar Games ha rilasciato delle importantissime informazioni che vi spiegherò mano a mano nel video e le immagini che state vedendo sono 16 screenshot rilasciati sul Newswire insieme all'articolo e come sempre, prima di iniziare, vi ricordo di lasciare un mi piace al video per supportarmi. Per prima cosa penso che sia la più importante e la notizia che noi tutti aspettavamo con ansia che finalmente Rockstar ha rilasciato è la data di uscita di GTA V per PlayStation 4, Xbox One e PC, che è prevista per il 18 novembre 2014 per PS4 e Xbox One, mentre la data di uscita per la versione PC è stata fissata per il 27 gennaio 2015. Rockstar nel suo articolo aggiunge inoltre che le nuove versioni di GTA V saranno caratterizzate da una serie di importanti aggiornamenti e cambiamenti rispetto alle versioni precedenti. Saranno introdotte nuove armi, nuovi veicoli, nuove attività, nuovi animali, la città sarà più movimentata, il traffico più denso, ovviamente è stata migliorata anche la parte grafica del gioco, migliorato il fogliame, migliorati gli effetti climatici come piogge e temporali e migliorato il sistema di render per le distanze. Novità anche sulla parte radiofonica del gioco, sono stati introdotti oltre 100 nuovi brani aggiuntivi, ma adesso parliamo dei miglioramenti che saranno apportati a GTA Online. Il numero massimo di giocatori è stato aumentato a 30 invece che 16 su PS4 e Xbox One, non si è parlato per la versione PC, che penso che siano 30 anche lì, se non di più addirittura, e tutti gli aggiornamenti che sono stati fatti sulle vecchie versioni saranno introdotti anche su PS4, One e PC con ulteriori novità. Tutti i giocatori che hanno preordinato il gioco riceveranno $500.000 sulla modalità storia e $500.000 in GTA Online, e chi possedeva già un personaggio di GTA Online avrà la possibilità di trasferirlo sulle nuove versioni. Inoltre, a chi già possedeva la vecchia versione saranno offerti contenuti esclusivi. Rockstar afferma anche che ci saranno nuovi contenuti in arrivo per i possessori di GTA V per PlayStation 3 e Xbox 360 e ci sarà nelle prossime ore o nei prossimi giorni un nuovo trailer della versione next gen, quindi rimanete sintonizzati sul canale. Ragazzi, io sono Xeven, avete visto tutte le novità riguardanti le nuove versioni di GTA V, vi ricordo di lasciare un mi piace al video per supportarmi e per spargere la notizia, iscrivetevi al canale per nuovi contenuti di GTA V, io vi lascio nella descrizione tutti i link delle notizie e noi ci vediamo ad un prossimo video, da Xeven è tutto, bella ragazzi!